Wow, il libro che mi hai regalato! Virtuale. Sì, ancora oggi... letteratura in cucina, mi raccomando. Oggi voglio provare il libro che mi hai regalato tu, questo Mug Cake di Jennifer Lee, edito dalla Demetra Giunti. Allora, chi vuoi salutare? Volevo salutare, come si chiama, Jennifer Lee, mi raccomando. Sì. Jennifer, fatti sentire ogni tanto. Insomma, allora, da questo libro voglio estrapolare una Mug Cake insieme a voi. Ce ne sono davvero tantissime e buonissime, noi ne abbiamo scelta una del tutto a caso. E ci, mi sono dimenticata anche qual è. Dolce al caffè espresso. Era dolce al caffè. Era dolce al caffè espresso. Ci sembrava carino provarla con un gusto che a noi piacesse particolarmente. Un'ottima colazione, ma anche un'ottima merenda. E quindi basta cianciare, come disse Ombretta. E spostiamoci di là e andiamola a preparare. Bravo. Ed ecco gli ingredienti per creare le nostre mini Mug Cake Coffee, insomma è un sostituto del caffè in tazza mug, però da caffè. Guardate quanto è piccola la tazzina, Ci occorreranno 3 bei cucchiai di farina zero, 2 cucchiaini e mezzo di zucchero, 1 cucchiaio di caffè amaro, 1 cucchiaio di latte scremato, 1 cucchiaio di olio di semi, 1 cucchiaino di gocce di cioccolato, 1/4 di cucchiaino di lievito per dolci e solo alla fine un cioccolatino fondente. Io ho queste pastiglie fondenti della Droste e sono olandesi e mi trovo bene per queste preparazioni. Cominciamo subito. Metto 1 cucchiaio, 2 cucchiai e 3 cucchiai di farina, 1/4 di cucchiaino di lievito, 2 cucchiaini, che fanno più o meno quanto un cucchiaio, di zucchero. E adesso i liquidi. 1 cucchiaio dentro la tazza, voi, di caffè. Persevera, Ombretta, persevera. Ok, 1 cucchiaio di caffè. Tolgo il disastro. 1 cucchiaio, anzi facciamo mezzo cucchiaio di olio extraverde, di olio di semi. Mezzo cucchiaio. 1 cucchiaiozzo di latte scremato. Voilà. E il cappuccino è fatto. Adesso con una forchetta mescolate insieme tutti gli ingredienti e fate in modo che spariscano tutti i grumi. Fa un profumo di caffè che non potete capire. Così vediamo se quel pigro di Gabriele si alza dal letto. Perché sono, vi faccio vedere che ora è, le 6:50 del pomeriggio di una uggiosissima domenica di gennaio e lui ancora ozia a letto, ma giusto perché domenica glielo concedo. Giusto alla fine mettiamo il nostro cucchiaino di gocce di cioccolato, voilà. Ora, se viene bene si sveglia, se viene male si sveglia e continuerà il pomeriggio di cattivissimo umore. Quindi vedremo un po' come andrà a finire questa fazzenda, ve lo scriverò tra le foto. Allora, pronti per il forno, forno a microonde. Io non ho il grill, quindi userò un forno a microonde normale, alla massima potenza per 1 minuto. Vado! Tin! Fa il timer del forno e senza ustionarci, presa. Eccola qua la nostra mug cake. Io subito metto sopra il cioccolatino e questo si scioglierà. Fatela raffreddare per 1 minutino e mangiatela ancora tiepida. Naturalmente aspettate che il cioccolatino in capo si sciolga tutto. Dentro. Bene, avete visto com'è semplice preparare questa versione del dolce al caffè espresso, è veramente buonissimo, molto veloce. Poi tra l'altro velocissimo, praticissimo, secondo me è buonissimo per prima colazione. Praticissimo, buonissimo, secondo mesissimo, bellissimo, espressissimo.
Secondo me è buonissimo per prima colazione, ma anche per merenda se lo fate con un caffè decaffeinato, perché sennò veramente un dolce buono. Nelle prossime settimane proveremo tante altre mug cake, se a voi va. Lasciatemelo scritto tra i commenti se vi va. E soprattutto che gusti volete. Bravissima. Frutta, cioccolato, fateci sapere. Sì, bene, quindi è veramente un simpatico libro. Lo consiglieresti sì, alla tua migliore amica? Sì, lo consiglio, l'ho regalato anche alla mia migliore amica. Non amica. E sono contenta appunto perché le ricette risultano, cosa che non è da tutti. Se sentite questo sgranocchiare, è Enzo che sta mangiando dei crackers. Non abbiamo tardi. Non abbiamo tardi. No. Bene. Va bene, basta parlare. Adesso vado a fare un altro paio di mug cake e noi ci rivediamo presto. Sono queste tavole! Ciao! Ciao.